Baden Sound è un progetto filmografico sulle relazioni fra i musicisti e i loro strumenti musicali. Abbiamo visto flamenco con la bravissima Cristina Benitez di Madrid e il suo chitarrista italiano Livio Gianola, che sono una chitarra a 8 corde. Adesso guarderemo un po' l'istrumentista messicano Israel Varela, che sono il pianoforte, la batteria e canta e usa la voce. E in questo brano le parole sono tratte da testi di Frida Kahlo, grande artista messicana come lui. In questo lavoro cerco di esplorare le modalità con cui il musicista passa da uno strumento ad un altro, andando a individuare le diverse emozioni con cui si approccia alle diverse situazioni musicali della sua composizione. Guardiamolo insieme. Una cama que arde, una hoja que arde, rojo carmesí. Carnadura de un pájaro y es cierto, te descubro en las tensiones que planté, la naturaleza del fuego en el ciervo herido con tu cara y la luz de la mañana. Donde la sangre se mezcla con el óleo, las piedras con los huesos, la nodriza con la máscara, los frutos con el sexo, el llanto con el grito, rosas germinando en la noche de Coyoacán. Azul, azul, azul. Como
Varela è un musicista incredibile. Adesso guarderemo un corto con la collaborazione di un quartetto vocale, Leggio Quartet, un ensemble a quattro voci che canta a cappella, senza accompagnamenti strumentali, un brano costruito sul suono, non sulla parola, un brano vocale costruito sulla produzione di suono. Mi interessava cogliere i più profondi aspetti che legano il suono, quindi il canto, con il corpo, con l'espressione del volto, con il sentimento, con l'emozione che questi vocalist ci mettono cantando questo brano. È un brano particolare perché è stato realizzato con queste quattro cantanti e mi interessava che fosse anche evidente l'arrangiamento, in cui fosse chiaro l'apporto importantissimo di ciascuna di loro nell'armonia che riescono a costruire con le loro voci. Tontica ca, tontica ca, tontica ca, tu rei tontica ca, tu rei tontica ca, tu rei tontica ca. Tu era, 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 tu era
La voce è un suono incredibile. Come meraviglioso è il suono dello strumento che guarderemo adesso nel prossimo cortometraggio, la tromba. La tromba suonata da uno fra i più importanti musicisti europei, Paolo Fresu, un grandissimo musicista che mi ha proposto un brano composto da poche note, un brano minimale in cui lui riesce in pochi minuti a esprimere, a sintetizzare il suo universo musicale. La tromba, filtrata anche con l'uso di strumenti elettronici, gli permette di creare delle situazioni armoniche molto molto interessanti. Molto interessanti anche perché il suo approccio con lo strumento, che è un approccio digitale sui tasti dello strumento stesso, è soprattutto in questo brano un approccio mentale, di pensiero, di concentrazione, di grande amore per il suo strumento musicale. Tutti gli strumenti musicali hanno un grande fascino, ma forse il pianoforte ha qualcosa in più, perché permette un approccio orchestrale con la musica. Un solo musicista può suonare tutte le parti che poi possono essere distribuite ad una orchestra. Adesso guarderemo Marco Giovanetti che interpreta al pianoforte due brani di Béla Bartók. Abbiamo scelto questi brani perché ci permettono di esplorare un'ampia dinamica dal piano, dal pianissimo al fortissimo, e vedremo anche che cosa accade dentro lo strumento. La relazione fra il musicista e il pianoforte è una relazione diversa rispetto agli altri strumenti, perché è una relazione mediata attraverso la tecnica. Il musicista non interviene direttamente sulle corde dello strumento, ma attraverso un meccanismo il suo tocco viene trasferito ai martelletti che percuotono le corde dello strumento. Questa relazione mediata è una relazione però che diventa molto intensa, perché maggiore è la concentrazione e l'attenzione e la determinazione con cui il musicista deve approcciarsi al suo strumento, con la complessità che questo richiede. Thank you.
Realizzare questi corti della serie Baden Sound è un'esperienza meravigliosa che mi ha permesso di conoscere musicisti importanti e di ascoltare e guardare molto da vicino strumenti musicali fantastici. Adesso guarderemo insieme un corto realizzato con il bandoneon, uno strumento magico, magico soprattutto fra le mani di un esperto di questo strumento, Daniele Di Bonaventura. Ecco, il lavoro che ho fatto in questo corto era la ricerca della relazione più profonda fra il musicista e il proprio strumento, che respira insieme con il musicista stesso. Quindi il movimento del mantice di questo strumento coincide con il respiro del musicista e quindi con l'emozione che il musicista mette in gioco durante l'interpretazione di questo brano, che ha qualcosa di spirituale e si intitola Sanctus. La bellezza e la qualità della musica sono indipendenti dai generi musicali. Jazz, pop, rock, classica, sono linguaggi diversi che ci permettono di vivere emozioni diverse, tutte prodotte dalla vibrazione di strumenti musicali. Adesso guarderemo un altro strumento molto interessante, il violoncello, fra le mani di una bravissima musicista svizzera, Alessandra Doninelli, che interpreta la sonata per violoncello solo di Zoltán Kodály, opera numero 8, un brano lungo e complesso. La complessità di questo brano mi ha indotto a ricercare la tensione, la concentrazione e l'emozione con cui la musicista si rapporta con il suo strumento, cercando la vibrazione giusta, il suono giusto, l'interpretazione che sia più vicina possibile alle intenzioni del compositore. Vedremo le corde del violoncello vibrare in modo veramente ampio per esprimere la vibrazione delle emozioni che hanno percorso la musicista durante l'interpretazione di questo brano.
tutti gli strumenti acustici emettono dei suoni in quanto vibrano. E forse gli strumenti a corda hanno il privilegio di rendere molto visibile queste vibrazioni. Adesso guarderemo un altro strumento a corda, una chitarra, fra le mani di Sergio Arturo Calonogo, una chitarra acustica che fra le sue mani diventa un'orchestra. Mi ha colpito molto, moltissimo, la prima volta che io ho visto questo musicista durante una performance live, per la sonorità dell'accordatura particolare che lui utilizza, ma anche per la modalità con cui si relaziona alle corde, alla tastiera del suo strumento. Questo brano, dal titolo That God, esprime l'intensità di queste emozioni e ho cercato di farlo guardando ancora più da vicino le corde di questo strumento e vedremo che vibrano in modo così ampio da verificare che non è possibile vedere ad occhio nudo queste vibrazioni. Queste vibrazioni, queste oscillazioni così ampie è possibile vederle soltanto attraverso una regolazione particolare della macchina da presa. Non è possibile vivere questa esperienza se non attraverso la tecnologia. Questi corti della serie Body & Sound vogliono essere anche un'opportunità per guardare gli strumenti musicali così da vicino affinché sia possibile cogliere degli aspetti che talvolta possono sfuggire in una situazione concertistica in cui i suoni, l'immagine e il contesto in cui la musica viene proposta possono distrarre il pubblico. Io guardo molto da vicino questi strumenti e cerco di proporre delle visioni fantastiche che sono però estremamente reali. Thank you.
Thank you.